chiederci perché combattiamo è come chiederci perché le foglie cadono. È nella loro natura. Forse la domanda da porsi è un'altra. Per anni gli eroi dell'Orda e dell'Alleanza hanno difeso il nostro mondo dai suoi nemici. Ho chiamato il mio popolo Elfi del Sangue, in memoria di coloro che sono caduti. Ho promesso di saziare la loro sete di magia arcana. L'energia del pozzo solare sopravvive in questa ragazza. Bambina! Sta per evocare un signore dei demoni! Dobbiamo unirci contro la legione! Affinché il nostro mondo possa sopravvivere. Quando i morti sorsero dalle loro tombe per attaccare i regni dei dì, i difensori di Azeroth sfidarono i gelidi venti del nord per dare l'assalto alla fortezza del re dei Lich. Arthas! Forse qualcosa di umano è rimasto in lui, nel profondo. Ti mostrerò la giustizia della tomba. Il vero significato della paura. È troppo potente. Luce, dammi la forza di rompere queste catene. Nonostante la vittoria, il mondo non era al sicuro. Il risveglio del distruttore gettò gli elementi nel caos ed il cataclisma spazzò via le città, divise le famiglie e riempì di terrore le genti di Azeroth. Osservate, impotenti, il vostro mondo che va in rovina. Io sono il cataclisma. Il distruttore si prepara per un colpo che stinguerà la vita su Azeroth. Presto, eroi! Dobbiamo attaccarlo insieme! Ora il passato non potrà più essere disfatto. Voi siete i veri guardiani di Azeroth. Il destino del mondo è nelle vostre mani. Ma adesso, mentre le nebbie di Pandaria si diradano ed una nuova era inizia, Orda e Alleanza stanno per affrontare la prova più difficile. Come si può vincere se il nemico è la guerra stessa? Perché combattiamo? Per proteggere la nostra casa. La nostra famiglia. Mantenere l'equilibrio. E portare l'armonia. Per il nostro popolo, la vera domanda è... Per che cosa vale la pena combattere?